Tornando un attimo al discorso che è molto importante secondo me, perché l'ambiente pullula di queste cose, l'ambiente spirituale o cosiddetto spirituale. Il love. Esatto, chi potrebbero obiettare, non potrebbero, di fatto lo fanno, con me non lo fanno più perché sanno da che parte sto, però lo fanno. Cioè hanno sentiamo. un pensiero che ha la sua logica, no? La loro logica. Sentiamola. Ma oggi è il tempo di unire tutto, oggi è il tempo di portare pace. Se tu, quante volte te l'avranno detto, ma se tu parli in questo modo, instilli paura e quindi instillando paura, oggi non è più il tempo della Ma questi paura. sono cristiani? Anche Sono cristiani. anche sicuramente Cioè, seguaci di cristiani. tutti. Seguaci della nuova corrente Però la mia, spirituale. per darti risposta devo sapere da te se credono che Cristo è almeno un messaggero di Sì, Dio. assolutamente sì. E credono che è anche una divinità. Come minimo che è un grandissimo maestro Sì, però e che fa parte divino. delle schiere divine. Sì. Sei sicuro? Sì. Allora risponderei, pezzo di cretino, perché spiegami perché Cristo ha detto sono venuto a portare la spada. Basta, fine della risposta. Non sono venuto a portare. Gesù ha detto non sono venuto a portare la pace, ma la spada. Non sono venuto a unire, ma per dividere. E dividerò il padre dal figlio, il figlio dal fratello, la moglie dal marito. Separerò da un letto due persone, una la prendo e l'altra la lascerò. Questa è la pace? Cioè, è un figlio di buona donna Cristo? O è il figlio di Dio? E allora che voleva dire? Gesù Cristo cosa voleva dire? Sono venuto a portare la pace. Sono venuto a portare la spada, non la pace. Che voleva dire? Che voleva dire? Boh, io lo chiedo al Love Love. Voleva dire, sono venuto a dividere il bene dal male. Voi volete fare tutto un cocktail e il male, quando è unito al bene, prevale sempre, perché siamo nella materia. Per prevalere il bene devi separarlo nella materia dal male, il bene diventa amore e giustizia e lo schiaccia, ma se lo unisci il bene viene schiacciato dal male, perché la materia è più forte dello spirito nella materia. Ho spiegato bene? Non fidatevi mai di coloro che vi dicono uniamoci. Nel senso di confondiamo il tutto in un No, unico fascio. uniamoci tutti insieme, fratelli. No, non ci uniamo con nessuno, dobbiamo separarci. Dobbiamo unire il bene, ma il bene si unisce nella giustizia, non nell'ipocrisia cattolica. Gesù ha raccomandato a tutti, cristiani o musulmani, cercate il regno di Dio, virgola, e la sua giustizia. Non ha detto, lui era il portatore della non violenza, non ha detto cercate il regno di Dio, l'amore, love, l'abbraccio, il bacetto. No, non ha detto niente di questo, ha detto cercate il regno di Dio e la sua giustizia. Fine, non ha detto altro. Quindi la giustizia è un atto d'amore che fa male, mai fa bene. Quando viene il carabiniere che ti porta la lettera di Equitalia, fa bene? No, stai male, ma quello sta portando giustizia, cioè il carabiniere rappresenta il suo dovere. Uno che ti porta la multa che sei andato a 200 all'ora, la multa, ma è un atto di giustizia, quindi un atto d'amore, di correzione. Quindi Gesù parlava della correzione, cerca il regno di Dio e la sua giustizia, non puoi entrarci se non sei nella correzione, nella pace, nella perfezione, nell'amore. Ma non c'è niente senza giustizia, non esiste niente. Tutto è scaturito dall'amore, tutto. Ma nella materia, stiamo parlando della materia, nella quinta dimensione che stiamo a parlare a fa, nella materia non esiste niente dei valori del bene, dell'amore, della pace, della fratellanza senza l'ordine, senza la giustizia.